Ciao ragazzi, finalmente siamo partner di Aston Deck Tracker, quel programmino che mostra le percentuali durante le partite di vittoria, sconfitta, pareggio e anche degli eroi migliori a inizio del game. Quindi è il top del top, super consigliato, potete scaricare dal link in descrizione. Com'è Thorim, ragazzi? È buono adesso? Oh, secondo le stats il migliore eroe qua è Re dei Ratti, di nuovo. Thorim è orripilante. Infatti anche a me Thorim mi sembra sempre stato una merda. Non so perché. E allora ci fidiamo di Re dei Ratti, vai. Spella 1, anche se non è proprio il massimo, però almeno noi possiamo fare sta cosa. Allora, roccia fusa o anomali? Consideriamo che siamo contro Enzot, quindi è molto probabile che si perderà a prescindere. Quindi a sto punto, ma prenderei comunque roccia fusa come primo. Perde uguale, pace. Turno dopo poi tira up e prendo pezzo, quindi va bene questo. Sì, dai, diciamo che può essere vista come un po' la storia della famiglia Berlusconi. Se vogliamo parlare di a livello aziendale di successione, sì. La differenza è che però la famiglia è disfunzionale. Adesso io non so bene le dinamiche della famiglia Berlusconi, però nella famiglia di questa serie TV c'è un rapporto pessimo. Si può fare doppia mela, ragazzi. Però è una follia. Ma cosa succede? Perché detta così sembra una cosa, una noia assurda. Addirittura una noia assurda. Succede che il fondatore ha 80 anni e nella prima puntata, vi posso dire quello che succede nella prima puntata. Nella prima puntata il fondatore, che si chiama Logan, cioè il vecchio, sta per lasciare il posto al figlio. So che il figlio è un coglione, si comporta da coglione. E quindi poi succedono tutte le mezze catastrofi. Quindi tipo lui, il padre vuole. Sono tutte queste dinamiche aziendali. È un po' difficile, effettivamente è un po' difficile da vendere come serie. Perché effettivamente è questo di cui parla. Però è molto bella. Vi consiglio di guardare la prima puntata e vi assicuro che vi piacerà. Comunque, prenderemo questo abbaffato o le due naghe. Ma capito, dobbiamo farlo. Teoricamente si può fare anche mela avendo questo e fare il doppio acquisto. Perché questi qua sono grossi. Un attimo, facciamo così. E voi sarete i prossimi. Che non sono male questi. Sono questi due dopo, prendiamo. Non è Non ancora. sei stato convincente. Vabbè, no, no, non ve la devo vendere. Se non ve la volete guardare, ragazzi, peggio per voi. A me è piaciuta molto. Ah, che adesso vi dico. Ha vinto l'Emmy per la migliore serie TV l'anno scorso. Vabbè, questi due qua. Un po' a caso, sono un po' di pezzi a caso. Però grossi. Queste dinamiche di potere tra ricconi non ci interessano. Vi piace Games of Thrones, no? Anche quelle sono dinamiche di potere fra ricconi. Semplicemente Succession non è ambientata in un'era medievale, ma è ambientata ai giorni di adesso. Tutto qua. Le dinamiche sono le stesse. Cioè le pugnalate alle spalle, cercare di eliminarsi uno con l'altro, però senza pugnalarsi realmente come in Games of Thrones. Buona battaglia. Ho tratto il peggior pezzo, non perdo. Che fa? Fresche fresche per te. Quindi si fa questa, buddy, questo tirap. Una casa per tutti voi. Wow! Leggendaria! Una coppia. Dì, ci può stare. God è bello solo per i non morti, la parte politica. Questa yaoi perché vuoi triggerare la chat. Ti vuoi triggerare me la chat. Grazie Corallo del secondo mese. Grazie mille. Tra quanto finisce la stagione? Finisce ad agosto. Pad vedica di Godfuck. Ma infatti, vedi. Era la frase trigger. La frase trigger. Dì, ragazzi, se voi non apprezzate la fase politica di. Se non apprezzate la storia politica di GOT. Probabilmente perché siete più adatti a film come Transformers o Need for Speed. Vedete, col sole invece è finito? Sì. Da Juggler, hai visto? Tutto rosso.
11 danni. Gran bella. Vero spino. Ci interessa? No. Quindi tira up tracotanza. Ottimo, posso far entrare altri servitori più forti. Tira up tracotanza. Via. Intrigista preferito è Vincent Calligan. Boh, non so chi sia. Cars 3, maggiore di GOT. Non è preso di GOT, hai visto questa puntata? Sì, l'ho vista ieri sera. Ieri notte, ho fatto tardissimo per finirla di vedere. Però l'ho vista. È un po' come guardare Oppenheimer e dire che ci dovevano essere più esplosioni. Eh sì, no, esatto. Il regista di BB e BCS. Ah, non mi ricordavo che facesse cognome di cognome Calligan. Non mi ricordavo. Ci sta. E infatti non fa di cognome Calligan, fa di cognome Gilligan. Infatti sono andato a cercare, ho detto, boh, Calligan. Sì, hai fatto un bel miss. Brutto, eh? Brutto. Perché se metti i puntini, puntini, s'accenti, dopo ti sbagli e è brutta. Oh, bel trade. Bellissimo questo. Vai, vai, dagli. Buddy continua a scendere. Elise merita. Allora, il punto è, se io faccio Elise forzo dei taverna 6, però per come siamo messi mi sembra la giocata. Cioè io farei, prendo questo Elise, inizio a rollare e spero di trovare i pezzi giusti. Sì, mi sembra, boh, sembrava sensato. D'accordo, apportiamo qualche miglioria. Bran, holy shit. Come si fa a dire di no a Bran? Come si fa? In una lobby elementali o Murloc. Prendo le due naghe, prendo Bran. Frizzare è brutto, frizzare. Però è brutto anche vendere queste adesso. Adi. Olin proprio. Non sono convintissimo. Stavo a stare anche a fare 5-3 questo, ma perdevo oro. Il problema è quel rat pack. Leggendario! 4-10. Nuovo mesiversario. Wow, Arisho, grazie mille, il 25esimo. Grazie mille. La battaglia in furia là fuori. Che cazzo. Vero spino è qua. Lo spine lì, no? Di Bran. Chissà quali segreti sveleremo. Fanta BG. Chissà quali segreti sveleremo. Per me è Charg e Rogug. Per me è Charg più Rogug. Sarebbe da fare pure HP, se proprio vogliamo dirla tutta. Però penso di andare Verri qua. Come faccio ad attirare qui tutti questi servitori? Sì, sempre Charg. Charg, Rogug, Verri. Cazzo. Bruttissimi. Bruttissimi. Mi piace il tuo modo di pensare. Buona battaglia. Forse andare Murloc. Ho sognato il vero spino che tirava il vero spino 3-4, ma non ci sta. Il problema è che anche Foschi faceva schifo. Cioè da più 8, cioè più 12, più 12, un pezzo orribile. Ok. Le reclute fresche fresche per te. Ehi, stai davvero creando una grande armata. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. E questo. Neanche la maledizione ci fermerà. Ma in teoria è Draccari con Charg. Ma ho brandorato, cazzo. Ho brandorato. Si continua a rollare. Non ha mai senso livellare qua, ragazzi. Falso banda.
per tutti voi. Oh shit. E occhio buio, cerca il verro. Oh, ma non togli il sotto. Ah, questo. Ti farò un buon... Assolda pure una di queste reclute. Sento con chi cingono i chi. Leggendaria! Si rimuove il pesce. Ho sbagliato pezzo! Devo giocare lui con questo, non quello. Mi serve una carta, il vero spino 3-4. Grande Jumpir! Faremo l'asta prima dell'inizio del campionato. Grazie del Prime. Come stai? Raga, serve una carta, il vero spino 3-4. Eccolo! C'è! C'è! Mette ciao, raga, qua abbiamo la build fatta. Taunt. Ora sì che si ragiona. Pure lui. Andiamo su quello. Stai davvero creando una grande armata. Troppa roba. Probabilmente Charga se ne sta in mano. Cioè, i vanto irsuti si mettono sempre. Ok. Ok, so che la vera domanda è affaticato dal troppo lavoro, va bene, grazie, dai. La domanda la facciamo veramente dal vivo l'asta, vero? Asta dei... Tra l'altro ragazzi, si è liberato un posto al fantacalcio della nostra community, fantacalcio della cricca, quindi se qualcuno di voi è interessato a fare il fanta con noi, farò poi il form, cioè comunque basta che me lo dite. Ce ne serve al momento uno, abbiamo un fanta a 12. Dei sub storici. Sei addirittura di scovere del verro. Allora, secondo me suonatrice di bongo non serve, quindi prenderei jazzista solo per dare uno di vita in più. Che tra l'altro è fortissimo, con brando dorato. Parte tutto. E niente ragazzi, cerca di tiplare quello. Vogliamo un quarto Bran? Così per flexare. Facciamo prendere quella. Un'altra sarga. Pazzesco, ok. Siete su un suolo sacro. Ovviamente sarebbe stato fortissimo Asper che goldava lui, ma pazienza. Siamo più di più da tutti. Lui ha elemental. Siamo così forti che potrei quasi fare vantaggio qua. Cioè, piuttosto che sparare un più due a caso. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Sacro! Allora, le gemme danno più 5 più 7. Niente, raga, mi serve la spell che golda questo e Dracari. È finita la build. Il Fanta è 100 euro. Di buy-in, di quota. Però potete farlo anche in coppia. Quindi se siete in più di uno a voler partecipare, si può splittare, giocate in coppia. Infatti un sacco giocano in coppia. Siamo in 12 per cercare di dare più posti possibile a tutti. E al momento si è liberato uno spazio. Ovviamente se siete tantissimi a fare domanda, di solito prendiamo quelli che sono sub da più tempo.
di fare vantaggio posizione. No, ma quando questo si attiva all'inizio del turno, raga. Così. Questo invertirlo. Da Silverstone, grazie del decimo mese di Prime. Grazie mille. Come si fa a fare domanda? Semplicemente scrivetemi su Telegram. Scrivetemi un mag su Telegram. Meno lui è grosso. Non abbastanza. Grazie da Silverstone per il decimo. A un certo punto salta manto il sudo per Drakkar. Sì, Drakkar lo metterei anche adesso in realtà. Oh, è il morto addirittura. Il punto è che qua bisogna goldare questo. Altro Charga. Discover Grido. Oh, Discover Grido sarebbe anche forte se solo non fosse difficile qua trovare uno spazio. Cioè il discorso è: ha mai senso buttare via Charga? In realtà, cioè, come grido di battaglia ci sono... Dai, ci sta. Anch'io avrei scelto quello. Tre gemme o suonatrice di conchiglie. Io sono d'accordo che Chaga sia il pezzo da far saltare ora, non ne prenderei un altro. E però salta questo qui. Sento conchiglie, cingono le chiglie. Sento conchiglie. Bisogna guardare quello lì. Trovato, nice. Cioè, trovato uno, però va bene lo stesso. E voi sarete i prossimi. Bella scelta, molto tattica. Niente, va bene. Giochiamo secondo. Decisamente più forte che avere Charga. Ma Spargi Verniglia sarebbe troppo forte se la inserissero. È quello che quando tiri la spella da una gemma. Boh. Direi di no. Leggendario! Ciao Dave, buonasera. Grazie del 17esimo. Grazie mille. Questa carta qui è quello che rendeva i vero spini forti, ragazzi. Avendo la rimessa, sono tornati forti. Ora va semplicemente triplata la contrabbandiera e trovata Drakkari. Poi è turno 12, non è neanche. Non è neanche troppo tardi, cioè è prestissimo per avere una bomba di build così. Dobbiamo stare attenti a non farci scammare perché purtroppo non ci sono cleave. C'è settesimo, comunque buonasera anche a te Dave, grazie mille. Questa si prende. Secondo Rogue si prende roll. 3-4 sarebbe anche figo, ma non c'è lo spazio. Quindi rolliamo. Rolliamo. E rolliamo. Drakkari. Minchia, più la spella 1. E mo? Salta questo. Salta quello. È troppo più forte mettere Drakkari. Pazienza se non daremo più 2+2 alle gemme. Charga con Drakkari, raga, come faccio a venderlo? Via questo. Mi sposto le gemme sopra. A lui. Così. Fa male vendere questo, fa male. Però Drakkari è troppo forte. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Vuoi vedere il voodoo mio? È troppo, non si può non mettere Drakkari sto turno, ragazzi. Cioè, comunque è turno 13. E se riesco a triplare il drop a 4 metto il secondo rogo che siamo comunque fortissimi. Quanto danno le gemme? 7-9 mi pare. 9-11 addirittura. Non è ancora finito. Si cerca il secondo scudo versus Cam. Ce l'abbiamo, però al momento prima di metterlo bisogna, secondo me bisogna triplare questo. È troppo forte questo qui. Cioè sono troppo forti contro bestie, cioè. Come fa a fare più stati sta roba? Impossibile.
Quindi me lo tengo in mano. Se riusciamo a tirare contrabbandiere, bene. Se no, stiamo fermi e basta. Se trovo la copia. Si potrebbe valutare di prendere la copia di Draccari. Dio, gli ha cagato tre Murloc Scam. Aspetta, perché il pesce non mi ha ammazzato il Murloc? Non aveva preso il rantro di questo? Ah, il rantro di quello è dare fiere, non aver... Oddio, vero, madonna. Rischio. Ripla di Rogug. Vabbè, è uscita prima questa. Ce la accogliamo. Tanto qua ce ne sono infiniti soldi. Ciò che stavi cercando. Sento conchiglie, cingolo le chiglie. Bruttissimi, vabbè, ok. Finito. Finito. Era buono. Però non riesco a prenderlo, mancano dei soldi. Quindi sta lì. I cristalli mi parlano. Va bene, stiamo fermi. Lui ha Naga. Lui ha bestie. Naga non dovrebbe andare scam, ma potrebbe avere tante stats. Vediamo. Leggendaria! Jeffy, grazie mille del quinto mese di Prime. Sì, la Naga Drago, ragazzi, l'hanno dovuta levare perché aveva delle interazioni con dei buddy che non avevano senso. Tipo col buddy di Krag potevi rinnovarti la sacca. Ma questa roba fuori. Cioè, la rimossa solo perché non avevano pensato alla interazione con certi buddy. Quando toglieranno i buddy, rimetteranno quel pezzo per me. Era un bel pezzo. Oh, Creepy, grazie mille del raid. Ciao ragazzi, bentrovati. Avete visto che è uscito il nuovo Emerald Rogue? Hanno fatto l'annuncio tipo ieri. Shoutoutino a Creepy, prima di Pokémon, ragazzi. Seguitelo. Troppo bestia. Ok. Ah, niente, adesso dobbiamo solo triplare questo. Ma in realtà possiamo anche non fare niente. Roll. Roll. Tanto, posso prendere questo anti-scam. Il Murloc 8-5. Giusto se pensiamo in due roll di riuscire a trovarlo. Non ci siamo riusciti. Ci sta. Faccio solo questa e ce ne stiamo fermi. A far continuare a sparare queste belle gemme. Ma sta roba sembra tipo roguelike Hearthstone. A Battlegrounds, dice Max. Questo è un auto battle in realtà, si chiama così la tipologia di gioco. Quindi non è... Sì, può essere un po' paragonabile. Diciamo che la versione rogue sarebbe Mercenari, che è stato un fail. Però concettualmente è un... pochettino si avvicina a quell'idea di gioco. Cioè tu parti, ogni turno, esatto, costruisci la tua board e poi la tua board combatte da sola. Comunque ci vorrebbe un bel cambio dei pezzi e alla fine le build rimangono un po' stagnanti nonostante i buddy. Ci vorrebbe. Secondo me arriverà ad agosto però, quando inizierà la nuova season. Ma il reset tra quanto tempo? Esatto, ad agosto. Ti ho anticipato, Bomb Gamer. Cosa esce di nuovo? Al momento la novità sono stati i buddy, che è praticamente un servitore che ogni eroe ha associato e che... ovviamente ognuno ce l'ha diverso. Ogni volta che vinci o pareggi un fight costa 3 in meno, quando perdi 2 in meno, e quando vuoi puoi premere il tasto e ti arriva la carta. Però non sono stati così, cioè probabilmente secondo me ad agosto potrebbero fare, tolgono i buddy, cambiano le carte e poi dopo rimettono l'anomalia. Io mi aspetto una cosa del genere. Non so se metteranno l'anomalia già all'inizio della stagione. Le anomalie erano veramente belle, secondo me era la cosa più carina per VG. Anche i buddy alla fine ci stanno. Dottor Oga, grazie mille del secondo mese. Sì, è simile a Teamfight Tactics e Auto Chess. Lui non è scarso. Cioè le sue stats le ha. Infatti possiamo perdere, ragazzi. Ho tradato malissimo. Malissimo tradato. Cazzo. Ho perso.
questo trade è buono. Mi faceva un'altra volta Goldrian, è un problema. Il fatto che... quel barone deve morire. Ragazzi, rendiamo conto che sto perdendo? Oh my god! Ho perso. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Dai, questa meritava YouTube. Cioè, i vero spini perfetti non vincono questa partita. Ah, niente. Pico, spariamo un video lo stesso, sta cosa? Giusto per far andare il pranzo di traverso ai ragazzi che si guarderanno il video su YouTube i prossimi giorni. Dai, colpo di scena. YouTube quando guardate un video su YouTube vi aspettate sempre un primo posto. Invece no, ci sono anche queste delusioni che fanno parte della vita. Chiama il video turna per il sociale. Ah, di sociale qua c'è stata solo... C'è stata solo questa sconfitta da benefattori per il nostro avversario. Gli abbiamo regalato 40 di MMR, perdendo questo 30%. Il resto della società ha sofferto da questo secondo posto. Cioè, c'è qualcuno in chat che ha goduto di questo secondo posto? Che ha goduto vedere perdere Vero Spini da una Goldrin build? No, perché venite fuori.